Difficile parlare di una situazione di questa, soprattutto dopo tanto tempo. E, per me Seider Scusa, scusa Seydvizin, scusa per non averti chiesto come stavi, visto che tu sorridevi sempre. Scusa per aver lasciato che ti schiacciasse la solitudine dei numeri primi. Da oggi, scusa lo diciamo in musica, i Superattico, nuova band formata da Antonio Pagano, Francesco D'Acunzi e Raffaele Pagano, hanno presentato in anteprima ieri sera a Nocera Inferiore in biblioteca il videoclip del nuovo singolo dal titolo Scusa, in uscita su tutte le piattaforme digitali, in memoria di Seydvizin. Versi che fanno vibrare le corde più profonde del sentimento, versi che scuotono e che ci impegnano a guardare con attenzione i tanti Seid che incontriamo ogni giorno, a chiedere loro come stanno, anche se ci sorridono, a guardarli negli occhi per vedere oltre. Mi conosce, partecipato ad X Factor tanti anni fa ed avevo sempre questa ombra che era mio cugino Seid, che purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa, e che mi ha sempre spinto a dare il massimo ed era il mio primo grande fan. E poi purtroppo il progetto di X Factor è andato un po' male, però siamo sciolti qualche anno dopo e io ho sempre continuato a fare musica. E vicino a me c'è sempre stato lui che mi spingeva sempre. E fortunatamente, dopo tante peripezie, sono riuscito a ripartire con un progetto insieme a Raffaele e a Francesco, che mi hanno supportato da subito. E fortunatamente ho avuto l'apporto che desideravo per far partire questo progetto. E ho voluto con grande forza partire con un pezzo che ho scritto proprio per mio cugino, per chiedergli scusa, perché tante volte ci si chiede ma come mai, chi era, ma secondo me in questa situazione avremmo dovuto dire scusa tante volte. Io questa canzone riflette un po' le mie personali scuse da cugino, da amico e da fratello. Oltre al messaggio, alle parole, tecnicamente, che tipo di lavoro è e soprattutto che tipo di lavoro c'è dietro? C'è un lavoro abbastanza lungo, abbastanza forte, perché veramente ci siamo chiusi in studio quasi H24 a lavorare a questo brano, a partire dal video, a partire dalle registrazioni, dall'arrangiamento. Veramente c'è stato un lavoro di team fortissimo, siamo stati anche aiutati da Massimiliano Iannone, al direttore della fotografia, Luigi Tomasino di Mess Lab per le riprese, abbiamo avuto Raffaele Rossi per il mastering, veramente abbiamo avuto l'apporto di tutti e l'aiuto, soprattutto il supporto di molte persone che ci hanno aiutato a realizzare questo progetto, e ovviamente andrà avanti con altri brani, altri pezzi, però ho voluto, e loro subito hanno colto l'energia che volevo dargli, e ho voluto comunque iniziare dando un omaggio, diciamo, regalando un omaggio a Seid. Con Antonio ci conosciamo da un bel po' di anni, non ho avuto mai, diciamo, l'occasione di collaborare, diciamo, in maniera prolungata o stretta. Lui mi ha fatto ascoltare per la prima volta, diciamo, il brano, o almeno le idee che aveva, e poi insieme, poi con Francesco ci siamo messi in studio, abbiamo, diciamo, terminato il pezzo nella maniera che più pensavamo potesse andare bene, e, diciamo, Antonio ci ha messo, diciamo, la maggior parte del lavoro per i testi e tutto quanto.
Said vi guarderà dall'alto, il trio delle meraviglie che guarda verso quali orizzonti? Guarda un pochettino magari a guardarci proprio, ecco, come ha detto lei, dall'alto, un pochettino anche a guidarci dove, quale potrebbe essere la nostra prospettiva, anche perché personalmente sento di aver dato veramente sentimentalmente tanto in questo pezzo, e Antonio lo sa, cioè mi è accorto proprio alla sprovvista con questo brano, e ho provato anche musicalmente ad esprimermi proprio nel migliore dei modi. Sto cercando di lottare, continuare la sua battaglia contro tutti i tipi di discriminazione, che era la sua meta principale. E ringrazio alcuni istituti che mi hanno dato una mano, ringrazio l'Atletico Vitalica che ha fatto un'operazione bellissima, è stata la prima scuola, la prima associazione di calcio che ha intestato un nome a mio figlio, e infatti ogni volta che vedo a scuola al calcio a Said Visin mi rabbrividisco un poco. Ho amici che stanno a Roma che non volendo sentono parlare di Said, a Milano la stessa cosa. Quindi Said non è finito, Said c'è. Siamo particolarmente felici, anche se la circostanza non è, diciamo, non esprime questo termine, ma siamo felici perché lo sport, come sempre, è inclusione. E Said, attraverso lo sport, era, come dire, un ragazzo che accoglieva intorno a sé altri ragazzi, li sosteneva, li animava, li portava al gol. Come dire, peccato che forse questo momento di pandemia ci ha portato poi a perdere Visin, non si può capire nel cervello che cosa accade, però lui era un ragazzo solare, e speriamo di non, come dire, di non rivivere altri momenti e di avere sempre un momento di felicità attraverso lo sport, che è una missione sociale.